Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in un nuovo video. Allora, che dire, sono un po' impacciata, cerco di guardare la fotocamera del telefono, anche se sto utilizzando la fotocamera frontale, quindi non sarà chissà quale qualità video, però devo ancora abituarmi a fare i video con il cellulare e soprattutto con la fotocamera esterna. Beh, tralasciando questa introduzione che a voi non serve particolarmente, comunque spero che si possa vedere abbastanza bene. Location nuova, o meglio, non vi ho mai fatto video da qui, questo è il mio soggiorno modesto. E ho deciso di farvi un video mentre mi sto preparando la tisana, questa qui che è una roba, cioè, atomica, proprio dovete assaggiarla. Comunque, a parte questo, che sembra un video sponsorizzato da Sogni d'Oro, magari. A parte questo, è tantissimo che non registro un video e vi ho anche, penso che metterò un titolo un po' provocatorio, passatemi il termine, visti i titoli clickbait che ci sono giornalmente su YouTube, quindi ecco, non so neanche se sia questa proprio la mia posa migliore. E il titolo penso che sarà "Bomba malefica è morta", un po' provocatorio, un po' no, perché io è tanti anni che ho il canale YouTube. Negli anni sono sempre stata molto scostante, voi lo sapete, insomma, chi continua a seguirmi lo sa. Se non lo sapete, magari per caso questo primo video che vedete, cioè non sono mai stata molto costante e secondo me se fossi stata, anzi credo, non voglio darmi troppa importanza, credo che se fossi stata più costante comunque sarei riuscita ad avere un piccolo seguito un po' migliore. Comunque, a parte questo, il mio canale è nato appunto per mostrarvi il mio amore per il make-up, non tanto per i marchi di make-up, ma proprio per il trucco in sé. Io sono una il canale è un po' nato con dei look molto strong, molto forti, un po' dark, un po' goth, comunque dei look molto importanti, che come vedete non porto. Non porto perché, non perché non mi piacciono più, io li amo ancora tantissimo, ma comunque negli anni i miei gusti sono molto cambiati. Io stessa sono molto cambiata sia a livello estetico che a livello caratteriale. Insomma, ho un trascorso fisico e psicologico importante. Ed è per questo che non mi sento rappresentata da un... Cos'è? Aspettate. Eccomi, scusate, ho visto una cosa che non andava bene. E quindi, insomma, non mi sento più rappresentata anche da questo nickname, che non era solo rappresentativo di comunque una certa tipologia di look, ma anche di carattere. Allora, io non mi sono mai esposta troppo nel web a livello di opinioni, cose, però avete sempre percepito, non so neanche io come, perché appunto non essendomi mai estremamente esposta, non so neanche io come alcuni di voi possono aver percepito nel tempo il mio carattere. Comunque io ho una parte di me molto aggressiva, molto forte, molto dura. Diciamo, non ho avuto una vita facilissima, quindi questo mi ha portato ad avere un carattere molto duro, molto spigoloso. Però ho sempre cercato appunto di non mostrarlo più di tanto perché comunque non era proprio una cosa che mi piaceva tantissimo. E negli anni ho lavorato molto anche su questo mio caratteraccio, quindi diciamo che nonostante io rimanga comunque una persona forte, tra virgolette, perché io ho tutta questa forza che tutti mi dicono di vedere, io non la percepisco, ma sarà che appunto riguarda me. Scusate i capelli, sì, tra l'altro ho cambiato anche il colore giusto martedì, non sono più neri e devo abituarmi ad avere i capelli trattati perché non sono più abituata. Vabbè, comunque, tralasciamo.
E quindi insomma, avere questo canale dove non mi sentivo comunque rappresentata da questo, cioè non mi sentivo più rappresentata da questo nickname. Già ho poco tempo, comunque, ho molto poco tempo. E cioè, già fare questo video qua adesso mi sto privando magari di un momento di relax, che però devo dire a me ho dei momenti ondulatori, ho proprio dei momenti in cui mi manca fare video su YouTube, mi manca il mio, passatemi il termine, pubblico, mi manca interagire con voi, mi mancano molte cose. Dall'altra parte ho poco tempo, per cui non, cioè, i miracoli non li so fare, però ho deciso, comunque nonostante appunto abbia davvero ormai, cioè, tantissimo che non metto un video, e comunque quando mi è capitato di mettere dei video ho visto che praticamente non si ricagava nessuno, quindi diciamo che il rischio che ho è poco, quindi cambierò il nome al canale, che è una cosa che ho già fatto anche su Instagram, per cui se non mi seguite su Instagram e avete voglia fatelo, non sono eccessivamente rompimaroni. Ed ecco, quindi volevo darvi un po' questa notizia che non fa, aspettate che vedo, oh, basta. Non fa nessuno scalpore, cioè magari a voi non cambia niente, però credo che comunque a qualcuno di voi faccia anche un po' piacere vedere i miei cambiamenti di vita, perché anche un po' quello è il bello, no? Di avere un canale YouTube, di vedere i cambiamenti delle persone. E niente, quindi ecco, cambierò nome al canale, metto il mio nome, che è quello comunque che mi rappresenta. Cioè, voglio essere me stessa, non voglio essere Babbola Malefica, quella che fa i trucchi pesanti, cioè voglio essere io, voglio essere libera di anche di pubblicare qualsiasi tipologia di video. So che sarebbe più indicato, se volete, virgolette, avere un canale con una certa indicazione, una certa instradazione, però io voglio fare video, sì, ovviamente parlerò sempre di beauty perché diciamo è una delle cose che mi interessa di più, però non voglio essere legata ad un nome, comunque ad un ricordo o comunque ad un personaggio che non c'è alla fine, perché Bambola Malefica non c'è più da tanto tempo. Vi devo raccontare un sacco di cose, proprio le più antiche che magari vedranno questo video sanno, se, boh, o se non si ricordano ve lo dico io, che ero un'ex obesa e che avevo perso tanti chili, e finalmente a luglio di quest'anno sono riuscita a fare anche l'addominoplastica, e nel frattempo ho fatto anche le poppe perché c'era bisogno. Per cui vi parlerò anche di questo mio, di questi miei interventi molto pesanti. L'addominoplastica appunto è stata fatta per una questione sia di diastasi addominale che di pelle in eccesso. Mi hanno tolto 1,5 kg di pelle, che non è proprio poco. E vorrei proprio parlarvi, cioè mi piacerebbe che più del beauty nel mio canale, se riuscirò ad essere costante, questa volta non lo prometto, però lo spero, più di come, cioè del cambiamento fisico e mentale che ognuna di noi può avere, sempre che lo voglia, e smettere di piangersi addosso perché magari gli altri ci dicono delle cose brutte, perché purtroppo la gente è stupida e le cose brutte ci verranno sempre dette, me le dicono ancora, per cui. Però se ci viene detto qualcosa di brutto e noi siamo convinti che quella cosa non sia vera, non ci toccherà. Se invece ci vengono a dire "Madonna, sei grassa" e noi ci sentiamo grasse, quella cosa là ci toccherà. E mi piacerebbe che riuscire a trasmettervi la voglia non di andare a casa a piangere con queste cose qui, ma di dire "Ma io posso cambiare qualcosa se non mi piace", ma non perché gli altri mi accusano di, ma perché se io sento che quella cosa mi fa male è perché probabilmente io ci credo, e quindi di fare insomma un certo tipo di percorso. Ecco, quindi mi piacerebbe che il mio canale fosse più improntato su questo verso, anche un pochino più appunto di crescita personale, oltre che di benessere, di estetica. Non so che cosa sia uscito da questo video, però spero di essere costante, ho un po' di cose da farvi vedere e
Beh, ora ve l'ho fatto un po' così, magari se riesco a capirmi, perché non so se lo sapete, ho venduto tutto il mio materiale per fare video perché non lo usavo e comunque mi servivano dei soldini, e quindi bisogna anche fare a volte dei sacrifici e andare a compromessi. E che dire? Spero insomma che ci siete in questa nuova versione di me. Ovviamente non cancello il canale perché mi dispiace, cioè non ne apro uno nuovo per questo, cioè cambio nome al mio canale perché comunque mi sono affezionata, ci sono tutti i miei vecchi video che io non riesco a riguardare perché mi trovo bruttissima. Però ecco, spero appunto di trovarvi ancora una volta con questi miei ritorni. Però prometto che ci sarò più volentieri, più spesso, cioè, anzi non lo prometto perché l'ho detto prima che non lo prometto. E niente, ci vediamo al prossimo video, speriamo presto. Un bacio.